Tralasciando il personale e passando alla struttura, sono tanti i finanziamenti che si aspetta che arrivino? Ci sono delle novità in questo senso? Ma in realtà il problema è parzialmente legato ai finanziamenti. Noi abbiamo un finanziamento di circa 6 milioni per il presidio di Sciac. Abbiamo un finanziamento ulteriore di 1 milione per il pronto soccorso di Sciac. Questo significa che possiamo assolutamente già fare sul piano potenziale tutti gli interventi più urgenti che ci servono. Pronto soccorso è il caso evidente di una ristrutturazione che deve consentire non solo l'accoglienza ma la sicurezza sia per gli operatori sia per gli utenti. E questa cosa che abbiamo già fatto per esempio per il presidio di Agrigento vogliamo ripeterla con tutti gli elementi di qualità e di sicurezza su Sciac. Quello che serve in realtà in questo istante è, anziché fare un grosso progetto che magari vedrebbe la luce in termini più lunghi, stralciare dei singoli progetti più piccoli sulla base dei finanziamenti già disponibili e renderli più rapidi, che nel giro di mesi o poco più che 6-8 mesi riuscire a ottenere una serie di interventi fondamentali per qualità e per sicurezza. Quindi nel giro di un anno questi progetti dovrebbero poter essere esecutivi? Sicuramente nel giro di un anno molti di questi progetti saranno percepiti dall'utenza come cose fatte. Sugli ascensori abbiamo già attivato 6 ascensori nuovi, abbiamo riutilizzato i pezzi di ricambio di quelli che abbiamo dismesso per attivarne altri 2, quindi abbiamo 8 ascensori in più che funzionano ed è una cosa chiara, evidente. Abbiamo fatto e assegnato l'appalto per tutti gli altri ascensori che vanno ripristinati con interventi di natura straordinaria e quindi avremo nel giro di 4-6 mesi gli altri ascensori funzionanti e questa è già una cosa percepibile. Abbiamo fatto interventi sui pavimenti, certe volte è veramente preoccupante, lo dico nella mia qualità di commissario, vedere che in un reparto c'è difficoltà sia in termini di sanificazione degli spazi sia di sicurezza per un pavimento che non è quello che dovrebbe essere in un ospedale. Allora abbiamo fatto interventi urgenti per sistemare alcune situazioni che hanno carattere di urgenza ma che non potevano interrompere l'attività del reparto e non potevano prevedere grossi investimenti. A fronte di questo intervento urgente abbiamo gli interventi strutturali che richiedono però una rotazione dei reparti, cioè se dobbiamo entrare in un reparto non possiamo farlo senza trasferire il reparto da qualche altra parte. No, bisogna avere reparti polmone, qui trasferiamo il reparto da ristrutturare, lo ristrutturiamo e poi torniamo nella sede precedente, ridestinandola allo stesso reparto o ad altro reparto, perché magari il percorso assistenziale può essere meglio realizzato cambiando in alcuni casi l'allocazione di alcuni reparti. Questo percorso è un percorso non breve.